oggi vi porto con me a Sapporo, che è la mia seconda città preferita di tutto il Giappone. È nell'isola nord del Giappone ed è il posto in cui secondo me si mangia meglio al mondo. Perché ci sto andando? Perché uno dei miei migliori amici giapponesi si sposa. I made it to my room. Oh mamma mia, che faccia. Cioè ragazzi, meno male che non sono una fashion influencer, vogliamo dirlo? Ma poi mi ha fatto i capelli ieri per il matrimonio, mi ci ho preso l'acqua. Mamma mia, pure sta luce, io non mi aiuto. Comunque vi faccio vedere la camera perché c'è una cosa che è super strana. Cameretta al 12° piano, vi dirò, neanche troppo piccola per gli standard di Tokyo almeno. La cosa strana era che c'era il lavandino fuori, prendete, nella stanza, poi tu aprivi la porta e c'era il bagno, va bene, e la doccia, tipica doccia giapponese, lì così. Un po' strano, però carino. Ognuno è andato per conto suo, però eravamo un gruppetto stretto di amici in trasferta per il matrimonio. La prima sera sono andata a mangiare pesce, ragazzi, quanto era buono, con la mia amica Nacchan. Qui mi vedete intenta a sgusciare dei lumaconi giganti di mare. Doso sensei. Quanto pare non ero bravissima a mangiare lumaconi di mare perché Nacchan rideva di me. Dopo però è arrivato il riccio di mare, che se siete amanti del riccio di mare dovete andare ad Hokkaido. C'è tipo gelatina. Nani kore? Abbiamo salutato altri due amici che sono arrivati e a dormire, perché il giorno dopo era finalmente il giorno del matrimonio. Ragazzi, interrompo brevemente il video per parlarvi dell'offerta di Cambly di questo mese, che è il mese del Black Friday. Questo mese Cambly offre un'offerta gigante, che è il 60% di sconto sui piani annuali per tutti i tipi di lezioni, quindi singole o di gruppo. Io so che imparare l'inglese per molti sembra un'impresa difficile, impossibile, grandissima. Secondo me, attraverso la conversazione, attraverso appunto la comodità del poter scegliere l'insegnante che è migliore per te, per la tua personalità, per i tuoi obiettivi, Cambly aiuta tantissimo e lo rende fattibile. Inoltre è possibile fare una lezione di prova prima di acquistare il pacchetto annuale per solamente un euro. Inoltre ci sono tantissime risorse che sono completamente gratuite. Ci sono materiali che ti aiutano a imparare il lessico, c'è Cam AI, che è l'intelligenza artificiale che ti aiuta a fare conversazione come se proprio fosse un tutor, anche dandoti delle correzioni, aiutandoti a parlare senza un po' l'ansia che è normale all'inizio, soprattutto magari del venire giudicati, che poi ragazzi non è così, perché l'insegnante, ve lo dico da insegnante, non giudica, aiuta. Quindi io vi dico, per il Black Friday questo sconto è enorme. Non lasciatevelo scappare, io vi lascio comunque il link qui in info box e vi ricordo il mio codice di sconto per questo mese. Torniamo al video. Ragazzi, buongiorno. Maria, cos'è? Mi sento gonfia, ho i brufoli, sono stanca, ho un mal di testa. Stamattina ho lavorato un pochino, c'avevo delle cose che proprio dovevo inviare, delle scadenze. E adesso sono le 10:30 e sto andando a prendermi un caffè. Tra l'altro Hokkaido è famoso anche per il suo latte, in generale in Giappone il latte non è così popolare, formaggi quando si trovano costano tanto, Hokkaido però ha il latte buono. Effettivamente raga, il latte che ho preso era molto molto buono. I just randomly came across Nacchan. I was like leaving the shop and I was like, eh? Eh? Spiego un attimino che cos'è la cultura degli omiyage. Praticamente in Giappone ogni volta che esci dalla tua città, ma anche se è per due giorni e anche se non vai tanto lontano, devi comprare, io dico devi, nessuno ti sta con la pistola puntata, però in realtà devi comprare degli omiyage, che sono questi i pacchi, di solito sono di cibo, di snack, che sono tutti impacchettati singolarmente, da dare a sicuramente le persone del lavoro, quelli li devi portare, spesso anche ai vicini, perché è brutto ritornare da un viaggio a mani vuote. Spesso sono prodotti tipici, però devo dire la qualità di solito non è fantastica, cioè sono abbastanza a prezzi contenuti. Quando ero nell'azienda giapponese lo facevo sempre e ogni tanto mi rodeva, perché non volevo spenderci soldi, anche se non costano tanto, non so, non mi piaceva l'obbligo. Nacchan stava dicendo che praticamente quando lo porti al lavoro è come per dire grazie per aver coperto questi giorni di vacanza per me. Se invece porti l'omiyage ai tuoi vicini è come dire, se faccio qualcosa di sbagliato, qualche volta ti do fastidio, scusami, grazie. Grazie. Grazie.
Allora, intanto mentre mi trucco vi racconto una cosa interessante sui matrimoni giapponesi. Innanzitutto, questo non è il primo matrimonio giapponese a cui vado. Il primo era di un mio amico che era svedese con una mia amica giapponese e si sono sposati in un tempio, quindi proprio un matrimonio tradizionale. Ma il matrimonio tradizionale, per quanto possa risultare un po' strano, non è il matrimonio più comune in Giappone. Di solito in Giappone si va in questi hotel che hanno una cappella che sembra un po' una cappella occidentale, diciamo, con tipo un finto prete, e si festeggia lì, si fa la cerimonia, poi ci si sposta nella parte della reception, si mangia, avviene tutto abbastanza velocemente, tipo una portata, l'altra, pam 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 pam, tutto veloce, e poi le persone più grandi o chi è impegnato se ne va, e chi vuole va al Nijikai, che è tipo il second party, l'after party, e si va a bere in un locale, al karaoke, così. Cosa si deve fare? Praticamente gli invitati devono, infatti io prendere una busta che è simile a questa, cioè in realtà ce ne sono di vari tipi. L'importante è che sia bianca rossa, non bianca e nera, perché quella nera è per i funerali, che va piegata in un modo specifico. La prima volta che l'ho fatto mi sono impazzita praticamente. Dentro ci va messo un numero di banconote dispari, perché i numeri dispari sono difficili da dividere, no? Quindi tipo... E le banconote devono essere ben stirate, non devono essere piegate. Però ho scoperto oggi che a Hokkaido, solo qui a Hokkaido dove sono, non si usa fare questa cosa, ma praticamente gli invitati semplicemente si pagano il loro pasto. Un'altra cosa interessante dei matrimoni giapponesi è che, cioè, la maggior parte degli invitati, quasi sempre, sono le persone del lavoro. Cioè si invita tipo tutto l'ufficio, e la persona che fa il discorso non è il tuo migliore amico, la persona a te più vicina, ma è il tuo capo. Il capo è quello che fa il discorso più importante, il capo è quello che ti fa il regalo più grande. Per noi europei è abbastanza inconcepibile questa cosa. Inoltre si cerca sempre di far sì che il numero degli invitati da parte dello sposo e della sposa sia uguale, perché altrimenti uno, cioè, risulta brutto se uno ha più amici e l'altro ce n'ha meno. E quindi diciamo che la persona che ha più amici in Giappone deve fare una scelta bella tosta. Per il dress code c'era una richiesta in questo matrimonio, cioè che ogni invitato indossasse qualcosa di rosa. Io, per fortuna, un vestito rosa carino ce l'avevo. Oh my god, you look amazing. Oh wow, you have pink fish. Raga, ho già fatto il primo problema. Il primo problema è che nei matrimoni giapponesi, ho scoperto adesso, non si dovrebbero vedere le dita dei piedi, perché la sposa potrebbe arrabbiarsi. Io sono amica dello sposo e adesso sono un po' cotto cicifai. Nazio mi dice, va bene, sei straniera, non lo sapevi. Le dita dei piedi, raga, ma che ne sapevo? Questa è la cappella di cui vi parlavo prima, però durante la cerimonia non è stato possibile registrare. E poi, invece del riso, ci hanno dato i petali. Raga, in questa busta ci sono dei soldi. Ci sono i soldi. Cioè, quindi questo matrimonio, praticamente, non ho pagato niente. Cioè, solamente... Devo fare un mega regalo a Terry. Non sapevo che nella cultura giapponese, quando chiede ai tuoi ospiti di spostarsi da una città all'altra per venire al tuo matrimonio, è usanza dare dei soldi indietro per gli spostamenti. Mi ha fatto piangere Terry. Mi ha scritto un messaggio carino e mi ha fatto un po' piangere, perché davvero dolce, non me l'aspettavo. Sono anche preciso, però è davvero dolce. La cena, come dicevo prima, va abbastanza velocemente nei matrimoni giapponesi, e la quantità di cibo rispetto ai matrimoni italiani è differente. Diciamo che non serve digiunare tutto il giorno per completare il pasto. Durante la cena, e questo è successo anche nell'altro matrimonio a cui sono andata, c'erano dei giochi, dei video, delle piccole performance, i discorsi. Qui vediamo il taglio della torta tra i due sposi. E poi c'è una cosa carina che non avevo mai visto prima, i due sposi danno alle rispettive mamme un pezzettino di torta. Terry's parents are the best. C'è stato un cambio di vestiti, me lo aspettavo perché sono molto comuni nei matrimoni giapponesi. A volte se ne fanno addirittura 4. Strawberry shortcake. Poi abbiamo fatto un gioco. A inizio cena abbiamo estratto una carta e dopo loro avevano preparato dei premi per noi. Spero! Spero!
questo ragazzo ha vinto un sacco di ikura, che è una cosa che io adoro, ero molto invidiosa, però anch'io ho vinto il ramen. Una cosa che dico ragazzi solo in Giappone è che a fine serata loro già hanno proiettato il video del matrimonio, quindi c'era qualcuno che mentre noi mangiavamo stava lì a montare e a esportare il video del matrimonio del giorno stesso. Come vi accennavo prima, per i più giovani c'è stato un after party e siamo andati al karaoke. Ok, one thing about me, I'm the baddest alive. E poi tutti a casa a dormire perché anche il giorno dopo sarebbe stato un giorno super interessante. La figata è che uno dei miei amici, Hajime, è proprio di Sapporo. Io l'ho conosciuto a Tokyo perché lui viveva lì. Poi si è rispostato a Sapporo e adesso ultimamente è ritornato a Tokyo. Questo vuol dire però che ci ha fatto da guida. Ok, we're going to eat special uni. Ah! You can only have 6月 kara 8月. Oh, really? Why? Zekin uni. Ci sta portando a mangiare il miglior uni di Hokkaido. Il miglior uni di Hokkaido è probabilmente il miglior uni del mondo. I'm so excited. It's... Here right now, we're going to... Oh my god. This part. Okay, it's a trip. Yeah. Thank you, Hajime. Ragazzi, guardate comunque che strano guidare dalla parte sbagliata della strada. Una cosa di cui non ho ancora parlato è il meteo di Hokkaido. In realtà Hokkaido è molto molto freddo. Qui era luglio e comunque faceva freschetto, però comunque siamo in Russia. Ero stata già a dicembre e c'era neve dappertutto, ghiaccio. Il mio volo è stato cancellato per una tempesta di neve. A dicembre c'erano già le sculture di ghiaccio per strada, quindi è davvero una temperatura interessante, soprattutto se si vuole andare in inverno. We're going there. Siamo arrivati. Quello lì è il posto, è piccolino. C'è un po' da aspettare, c'è la fila, cioè, che mi sorprende perché siamo nel mezzo del nulla. Abbiamo guidato 2 ore. Io aspetto fino a domani mattina, fino a che non c'ho l'aereo. Aspetto, Ha parcheggiato male. E la cosa che mi fa ridere è che gli avevo detto subito, tipo, dai, ma che ti frega, è chiuso, lascialo qui la macchina. Siamo un po' italiani. Ecco, appena ha fatto sta cosa, subito è stato ripreso. Hajime mi raccontava che nonostante Hokkaido sia un'isola, quindi circondata dal mare, praticamente nessuno va al mare proprio per la temperatura. È ghiacciato, è come un ruscello. È vero che è come un fiume di montagna praticamente. Ma chi è che si può fare bagno? Were you coming here all the time when you were a kid? Since like when I was this size. Uni was so cheap. Usually like this uni don, I remember like 2000? Antipasto di capesante crude che se non l'avete mai provate ve le consiglio davvero perché il sapore rispetto alle capesante cotte cambia tantissimo. Poi come piatto principale io e Nacciana abbiamo preso una don di uni riccia di mare e ikura, mentre Hajime ha preso una don di uni e awabi. Awabi che è abalone in italiano. Penso sia superfluo dirvi che ho mangiato quella don con grande... It's so sweet. It's so creamy. Amore e rispetto, e ho apprezzato ogni singolo boccone. Ragazzi, era davvero davvero buono. Ho deciso, se mai dovessi trovarmi nel braccio della morte, perché magari ho ucciso qualcuno in America, questo sarà il mio ultimo pasto. Adesso Hajime ci sta portando Shakotan Misaki. Exactly. He said it's 18 degrees in July. Per chi fosse interessato, questa è la penisola di Shakotan. Se ho capito bene, perché non ho capito bene, da quello che ho capito pensavano che se una donna oltrepassava quella porta e passava una barca, la barca si sarebbe capovolta, quindi le donne non potevano entrare. Adesso non è più così. Ah, Antoni, yabai. C'è anche una leggenda associata a questo posto, cioè una ragazza innamorata del ragazzo che doveva scappare, l'ho accompagnato fino a questa punta. Ragazzi, mo viene una barca e si capovolge, è il colmo. E poi lui è andato, lei si è trasformata in questa roccia aspettandolo e tutte le altre ragazze non possono venire perché lei è gelosa, non so, una cosa del genere. Banana miruku kohido. Mama. Amasir. Well, it smells like banana, but... The aftertaste is coffee. Yes! Okay, we're half dead, but we found a place that have the special uni. Hajime was like, do you still want to try? And I was like, mochiron, hell fucking yeah!
Let's have sushi. Raga, in realtà abbiamo appena mangiato, quindi nessuno di noi ha fame, ma dovevamo provare il riccio di mare rosso rispetto a quello normale. Qui vi ho messo a confronto il riccio di mare normale, che è un po' più giallo, rispetto a quello rosso. Si vede davvero tanto la differenza di colore, no? Buono. This is a Looney Tour, it's my dream. Occhio sero. Cioè, ragazzi, sto io che ciclo sto a morire. Mi è venuta una stanchezza di ciclo. Na-chan che sta morendo perché c'ha l'asma, quindi ogni due secondi fa. Ecco. E ci sta Hajime che fa Let's play Tokyo. And I love Tokyo. Andiamo. Vi lascio qualche secondo di audio vero per farvi sentire il rumore. Oh! Like that? Io qui ero contentissima perché pensavo di aver vinto, invece poi ho capito che le scatole devono proprio uscire fuori dal buco per aver vinto, cioè questo non vale, il fatto che siano cadute non è abbastanza. Abbiamo vinto tutte le paperelle, io ne ho vinte due, Na-chan una, Hajime una. Per non farci mancare niente, a cena siamo andati a provare un altro piatto tipico di Hokkaido, che è il soup curry, quindi la zuppa di curry, che diciamo che secondo me ha molto senso per il clima di Hokkaido, che è un clima freddo, perché la zuppa può essere più o meno piccante, accompagnata dal riso. Io ho preso quella di verdure, loro hanno preso quella di carne, però puoi scegliere il tipo di, non solo di brodo, ma anche gli ingredienti che ci sono all'interno. Io metto così, quindi poco. Ah, metto Hokkaido bende. Namara. Namara omai. Namara omai. Sono le 6:10 di mattina, questo vuol dire che mi sono svegliata alle 5 di mattina, ho già fatto il check out. Sto andando in aeroporto, purtroppo l'aeroporto di Hokkaido non è vicinissimo alla città. Arriverò presto, però boh, ho l'ansia. È stata una super vacanza, mi sono divertita un sacco sia al matrimonio, sia ieri è stata una giornata perfetta. Sono proprio contenta. Ragazzi, grazie mille di aver guardato, non ho ancora montato questo vlog ovviamente, ma sono sicura che sarà abbastanza lungo e che ci saranno un botto di cose, un botto di stimoli, di informazioni. Se ce l'avete fatta fino alla fine, grazie mille. A questo punto fatemi sapere che ce l'avete fatta fino alla fine e lasciatemi un commento. Sono arrivata per modo di dire.